che il direttore, vice direttore, bella bella Nino Frassica. La domanda, la domanda frequente. Dopo. Siamo in ritardo. Caro Fabio, tieni per il finale, Allora, iniziamo per questo. Ti trovo in ottimo stato di conservazione. Sì, sì. Facciamo entrare il leggio. Sì. Sì. A me questi due ricordano quelli. Ci avviciniamo. Auguri, voi avete la faccia di quelli dei gemelli. Vabbè, questa è un'altra storia. Stavano bene vestiti da Babbo Natale anche adesso. Ma Natale è passato, non posso ancora vestire. Ma arriverà quello nuovo, no? Ma entra. Ma mancano 49 settimane e mezzo per diventare Natale. Appunto, no? 49 settimane appunto, e mezzo. Come il film. No, il film era 9 settimane e mezzo. Non era allora, 40... Iniziamo. Sì. Oggi 12 gennaio. Sì. Di nome e di fatto. Sì. Che vuol dire nome di fatto? Sant'Alchiria. Stanno disturbando, stanno rovinando la loro scuola, vogliono rovinare. Voi dovete andare veloci, andare via. Buon Natale. Natale è passato. Paolo Fox, allora, povero Paolo Fox, gli hanno rovinato loro. Eccolo qua, dai, andate via. Da quella parte, grazie oggi signori. 12 sì, gennaio sì. Come volevasi dimostrare. Ma come? Sant'Alchiria, mai sentito. Auguri a tutti gli alchiri e le alchirie. Chi sono? Sant'Alchiria è protettrice di quelle che a messa quando ci sono i canti muovono solo la bocca e fanno finire di cantare, capito? Quella protettrice, c'è una protettrice di questi qua. 12 gennaio è il compleanno di Bruna Arena dei Fichi d'India, che salutiamo. Siamo. Veramente. Da Bruno. E Antonio Sgarlata, uno scrittore. Bruno Barbieri, un grande chef. Come no? È un grande chef, un ceffone. No. Un ceffone. 6 gennaio è stato il compleanno del grande Adriano Celentano. Come no? Come? Gli ho fatto gli auguri. La Fialdini, la Fialdini, la prossima volta canta Celentano. Adriano, grande Adriano. L'ho fatto gli auguri e lui mi ha risposto il 6 gennaio stamattina, ho detto sì, una pausa, una piccola pausa. Il 9 gennaio grande successo della prima puntata di Don Matteo. Ma complimenti, avete fatto 800 milioni di ascolti. Ho fatto un grande ascolto e infatti per le prossime settimane questa puntata è piaciuta molto, la replichiamo uguale, sempre stessa puntata. Piaciuta. Oggi il sole tramonta, ma sempre così, senza infamia e senza lode. Proverbio del giorno. Attenzione, si prega di tornare indietro e depositare gli oggetti metallici nella cassetta. Ma non è un proverbio, questo è un avviso. 12 gennaio, segno del Capricorno. No, 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 basta, basta, allora, basta. I personaggi. Mamma mia, ancora. Veloce. Ancora. Capricorno è un segno veloce. Veloce, veloce. Ricordo che sei anche un finalista. Capricorno. Personaggi famosi nati sotto il segno del Capricorno. Sergio Leo. Ne. Sì. Firmo questo, questo è firmo questo. Facendo... Paolo Villà? Sì. Do, Gio, Gio. Fa anche l'imitazione. Adriano Celentà? No. Più pitpù, più pipù. Cassius? Cassius? Cli? 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 No, Clei. Che è Clei? Vabbè, vabbè, vabbè. Grazie, vada, Capricorno. Grazie. Bravissimo, Ma bella bella, questo è il primo numero dell'anno. Nella pagina del meteo abbiamo pubblicato il servizio meteorologico valevole tutto l'anno. Non si può fare. Sì. Primavera, tempo primaverile. Estate caldo, caldo. Autunno, tempo autunnale. Inverno freddo. Così abbiamo fatto tutto l'anno. Sanremo 2020, iniziano le polemiche. La commissione di vigilanza ha pensato di togliere il festival di Sanremo ad Amadeus. Ma dai, di darlo a un altro conduttore. Ma stai scherzando? Sì, 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 sì. Ci sono stati, però si parla di Giorgio Mastrota. O ma Giorgio, non è vero. Ma no, ma il motivo è perché il DNA della CDA accusa Amadeus di aver sbagliato questa scelta dei cantanti. Cioè? Amadeus si è difeso. Ho scelto questi, mi sono confuso con una delle puntate dei Soliti Ignoti. Ha fatto questa scelta. Così comunque. Poi scopriremo che mestiere fanno. Che mestiere fanno. Rubrica dei 100 libri. Quanti sono questa sera? 5.
E fai 4, vero? No, questo ce l'ho bloccato. Ce l'ho bloccato. Scusa, non volevo, non, scusa, non sapevo. Scusa, ti chiedo scusa, non volevo proprio sentire. Primo libro, l'autore si chiama Anno Mario Bersani. Anno Mario che cos'è? Il maschio di Anna Maria. Anno Mario. Il libro si intitola L'impossibilità di grattarsi la schiena con una frusta. È un libro. Secondo libro, il libro dei finali. Questo è il libro dei finali. Cioè, tutte le... E terzo libro, Perché l'Italia diventò fascista, di Bruno Ancora. Vespa. Bruno Vespa non si ferma. Mamma mia. Nessuno è riuscito a bloccarlo. L'avevano incatenato, ma lui ha rotto le catene con un colpo di libro. Dove è andato? È stato ospite a Capodanno da Amadeus e poi su Canale 5, durante i botti. A Striscia la Notizia si è vestito da Gabibbo, è tirato fuori. Durante la puntata del cantante mascherato si è ficcato in mezzo e del pavone. Ha partecipato a un fotoromanzo della Lancio col libro, Radio Vaticana. Ma non è vero. Bruno Vespa col suo libro è stato anche ospite in un episodio di Peppa Pig su Rai Yo-Yo. A servizio meteorologico mentre davano le temperature, alle stazioni del Lotto. Assegna l'orario e Vespa è andato a presentare il libro anche da Marzullo. In trasmissione? No, a casa sua. Gli ha citofonato a Marzullo, era col pigiama a righe. Beh, certo. Si è messo la vestaglia a righe, l'ha fatto accomodare sul divano a righe. Certo. E praticamente è stato dappertutto, principalmente su Rete Rai. Diciamo. Beh, certo. Rai 1, Rai 2, Rai 3, no. Rai Gulp. Rai Premium, Rai Ban e Rai Charles. Tutte le roba di Rai. Ultima notizia. Un attimo. Falla bene però. La faccio bene. Siamo al quarto anno di Novella Bella. Sì. E noi della redazione di Novella Bella abbiamo raccolto, noi della redazione, tutte le notizie dell'anno scorso, del 2019. Sì. Tutti gli eventi dell'anno passato, proprio tanti eventi, sai quanti sono? Non lo so. Circa 2000. 2020? No, 2000, del 2019. L'ho fatta benissimo. L'ho fatta bene. Del 2020. Ma non è vero. Falla fare a Michele, vediamo se circa la fa. Circa 2000. E 20. Bravissimo. Ma non è vero, l'ho fatta male. Nino, altre notizie la prossima settimana. Grazie. Grazie, Nino.